Ti presento Compianto su Cristo morto, affrescato da Giotto per la Cappella degli Scrovegni a Padova tra il 1303 e il 1305. La scena che vediamo è una delle più drammatiche dell'intero ciclo e rappresenta il momento in cui Gesù, deposto dalla croce, viene preparato per essere posto nel sepolcro. Giotto abbandona la rigidità che fino a quel momento aveva caratterizzato l'arte occidentale, la rigidità bizantina, per calarsi invece in un mondo fatto di emozioni, di sentimenti, in cui palpa un'umanità nuova. Siamo di fronte, infatti, a un dolore totale che non risparmia nemmeno il paesaggio, che, come puoi vedere, è privo di ogni dettaglio ornamentale. Solo una roccia che taglia quasi a metà il dipinto e un albero secco che si vede qui in alto e desolato, che richiama appunto la morte di Cristo. L'immagine di Gesù è adagiato per terra in braccio a Maria. In una maniera toccante, Maria sta avvicinando il suo volto a quello del figlio. Gli sguardi e la linea, come dicevamo, della montagna, gli sguardi di ogni personaggio sono tutti diretti verso Gesù, quindi concentrano l'attenzione su questo abbraccio tra madre e figlio. La linea obliqua della collina invita in qualche maniera e distingue il mondo materiale dal mondo celeste ed invita a guardare al mondo celeste dove è riposta la speranza della vita eterna, indicata e soprattutto da questi piccoli germogli che si vedono spuntare dai rami secchi. Alcune donne sorreggono le mani di Gesù, li vediamo qui in basso, mentre Maria Maddalena sta accarezzando i piedi di Gesù, gli stessi che aveva asciugato con i suoi capelli. Poi c'è invece un giovane apostolo Giovanni che si piega in avanti e distende le braccia verso dietro per esprimere il suo dolore. L'apostolo esprime senza pudore le sue emozioni, sembra quasi voler gridare a Gesù che sta verso il quale si rivolge: perché mi hai lasciato? Perché hai fatto così? Perché sei morto? Con il suo gesto poi produce, rispetto al pendio della collina, dà vita alla forma di una croce. A destra invece vediamo due apostoli invece in una posa molto calma, serena, e sono più che apostoli, scusate, sono due personaggi legati alla deposizione di Gesù, vale a dire Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, in attesa di dare il loro contributo per la sepoltura. A sinistra invece accorrono alcune donne in lacrime. Straordinarie sono le due figure poste di spalle, due figure monumentali, chiuse nel loro dolore. Occupano uno spazio reale e soprattutto con la loro presenza invitano ad essere protagonisti, a far parte della scena che sta accadendo sotto i tuoi occhi. Inoltre, con la loro presenza incorniciano, una a destra e una a sinistra, incorniciano quello che è la parte centrale del dipinto, come dicevamo, che è appunto l'abbraccio tra la madre e il figlio, tra Maria e Gesù. Interessante è notare anche l'uso sapiente dei colori. Si notano, per esempio, alcuni effetti di cangiantismo, per esempio nella figura di Giuseppe d'Arimatea, il rosso che va verso il verde. Questo particolare era utilizzato per dare l'idea di movimento, dinamismo. Ma quello che è straordinario in quest'opera sono sicuramente i 10 angeli che svolazzano in cielo. Sono rappresentati da Giotto con degli scorci audacissimi e manifestano il loro tormento per la morte del Salvatore. Soffrono come soffrono gli uomini in preda al tormento sulla terra. E la loro sofferenza nasce dalla sensazione che non si può più tornare indietro, cambiare una situazione dolorosa. Si prova infatti tristezza infinita e dolore inconsolabile quando si perde qualcuno e si sa di non poterlo più riavere indietro. Di fronte a un tale distacco non si trova pace ed è proprio l'espressione di questi angeli. Guardate questo angelo straordinario che per il dolore si inarca verso dietro e quindi anche il fisico partecipa a questa sofferenza. Poi ce ne sono altri
che addirittura si tirano i capelli per il dolore, altri che si asciugano le lacrime con la veste, altri ancora che si turano le orecchie per non sentire, per non ascoltare il lamento che satura l'aria. Volano senza meta, impazziti dal dolore, e si torcono appunto in queste spirali turbinose, segnando nel cielo linee di forza che convergono sul dramma in corso sulla terra. La grandezza di Giotto è stata anche quella di orchestrare il volo di questi esseri celesti in modo tale che non senza rinunciare a dare a ciascuno anche una sua caratterizzazione individuale. E la grandezza poi di questo dipinto sta nel fatto che Giotto supera i confini della teologia medievale. Infatti, per San Tommaso, per esempio, negava in maniera decisa che gli angeli potessero provare dei sentimenti come il dolore. Qui invece Giotto li rappresenta come esseri umani, come bambini che soffrono appunto per la morte, dicevamo, del loro salvatore. Quindi in Giotto prevale il bisogno di concretezza che contravviene a qualsiasi teoria. Da guardiani della soglia celeste, questi cherubini giotteschi diventano umani, forse troppo umani. Sono scesi sulla terra non perché inviati da Dio, ma perché richiamati da questo evento tragico. Hanno abbandonato la dimensione celeste e protetta per assistere al compimento della missione di Cristo, che dona la sua vita per la salvezza dell'uomo, anzi di ogni uomo. È la notizia che ha sconvolto la storia. Un Dio che ama a tal punto la sua creatura che non rifiuta di donare il suo figlio per dargli felicità, a cui ogni uomo aspira nel profondo del suo cuore. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.